tirare su un po', questo di là, sembra ancora. O Signore, illumina benigno la tua Chiesa per l'offerta di questi doni, affinché il tuo gregge abbia sempre successo e i pastori sotto il tuo governo siano grati al tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La grandezza della messa di Padre Pio non era tanto nel modo esterno con cui egli celebrava, ma nel mondo interiore, perché Padre Pio, durante la Santa Messa, ha avuto i più grandi fenomeni mistici che il Signore gli ha concesso, e durante la Santa Messa partecipava intimamente alla passione di Gesù. Rinnovava nel suo corpo e nella sua anima la passione del nostro Signore Gesù Cristo. Per quanto riguarda il primo punto, cioè che Padre Pio durante la Santa Messa riceveva i più grandi doni mistici da parte di Dio, vi è gradito leggere una pagina del suo epistolario in cui rivela proprio ciò che avvenne nella celebrazione di una Santa Messa, esattamente la Messa del Corpus Domini del 1918. Dice così Padre Pio, scrivendo al suo padre spirituale, Padre Benedetto: rammento che il mattino di detto giorno, cioè 30 maggio 1918, festa del Corpus Domini, all'offertorio della Santa Messa mi si porgesse un alito di vita. Non saprei dire nemmeno lontanamente ciò che avvenne in quel fugace momento nel mio interno. Mi sentii tutto scuotere, fui ripieno di estremo terrore e poco mancò che non venissi a mancar di vita. Poi subentrò una calma completa da me non mai sperimentata per là dietro. Tutto questo terrore, scuotimento e calma che l'una succedette all'altro fu causato non dalla vista ma toccare nella parte più segreta ed intima dell'anima. Io non riesco a dire altro di questo avvenimento. Piaccia a Dio farvi intendere la cosa come avvenne nella sua realtà. Durante questo avvenimento ebbi tempo di offrirmi tutto intero al Signore, per lo stesso fine che aveva il Santo Padre nel raccomandare alla Chiesa l'offerta delle preghiere e dei sacrifici. L'intenzione del Santo Padre era la pace per l'umanità, perché ci troviamo durante la Prima Guerra Mondiale. E non appena ebbi finito di ciò fare, mi sentii piombare in questa si dura prigione e sentii tutto il fragore della porta di questa prigione che mi si richiudeva dietro. Mi sentii stretto da durissimi ceppi e mi sentii subito venir meno alla vita. Da quel momento mi sento nell'inferno, senza alcuna sosta, nemmeno per un istante. Questi sono i fenomeni grandiosi che avvenivano durante la celebrazione della Santa Messa al Beato Padre Pio. Come abbiamo sentito, in quella Santa Messa Padre Pio fu toccato intimamente dalla divinità nella sua anima.
La messa di Padre Pio diventò proverbiale, la messa di Padre Pio, per dire che nella messa c'era tutto Padre Pio, c'è tutto Padre Pio, nella messa c'è tutta la spiritualità di Padre Pio. E per assistere a questa messa, i pellegrini, i forestieri, gli ospiti, i devoti, venivano anche di lontano e affrontavano ogni sacrificio. La mattina, già alle 3:30, erano davanti alla chiesa, col tempo clemente e inclemente, con la pioggia, con la neve, col freddo, col caldo. E quando poi si apriva la porta della chiesa, tutti accorrevano per essere più vicini all'altare e contemplare lo spettacolo di soprannaturalità che Padre Pio dava con la celebrazione della Santa Messa. Ma che cosa era la Santa Messa per Padre Pio? Dobbiamo ricordare che per la fede cattolica, per la nostra santa fede, la Messa rinnova il sacrificio cruento di Gesù. Quel sacrificio cruento sulla croce che sull'altare si rinnova in un modo incruento e sacramentale. Padre Pio diceva: tutto ciò che avvenne sul Calvario avviene sull'altare. Ed io devo portare la mia testimonianza, e cioè sono stato con Padre Pio parecchi anni, ho visto celebrare le sue sante messe, ho assistito, fatto da chierichetto, le messe di Padre Pio. Ebbene, posso dire che tutta la mia vita sacerdotale e religiosa non ho mai visto un sacerdote celebrare la Santa Messa come Padre Pio. Thank you.
il punto culminante era la consacrazione del pane e del vino. Con grande difficoltà Padre Pio pronunziava quelle parole della consacrazione in uno sforzo supremo di volontà e quasi a vincere ogni resistenza umana e diabolica. Una volta fu chiesto a Padre Pio chi ci fosse accanto a lui durante la celebrazione della Santa Messa e Padre Pio rispose: c'è la Madonna addolorata e San Giovanni Evangelista. Dunque, come ai piedi della croce. Ai piedi della croce di Gesù c'era Maria e c'era Giovanni, così ai piedi della croce di Padre Pio.